la prima cosa che deve fare la regione in questa vicenda è essere vicino ai comuni, perché diciamo abbiamo creato noi con questa legge un po' di difficoltà ai comuni, e quindi è il minimo che può fare la regione insieme all'ANCI è accompagnare e uniformare sull'intero territorio pugliese le attività da svolgere per arginare gli effetti negativi di questa sentenza. È arrivato il momento che la regione si assuma le sue responsabilità. Era evidente che dopo 13 anni di proroga di una legge non poteva che essere questo l'esito. Probabilmente dal 2015 in poi in Puglia abbiamo un po' esagerato, probabilmente il Consiglio regionale non ha avuto l'accortezza di muoversi con questa legge in maniera attenta, e la legislazione, diciamo, approssimata che in questi anni abbiamo messo in campo sta producendo gravi difficoltà ai comuni, alle aziende, ai privati, e quindi abbiamo il dovere di essere al fianco dei cittadini, ma soprattutto dei comuni in questa fase molto delicata. Ma concretamente? Noi abbiamo la legge 2022 che è stata abrogata totalmente dalla Corte Costituzionale, quindi in teoria tutte le pratiche in gestazione e presentate dal 2022 in poi dovrebbero essere attinte da un provvedimento di annullamento da parte dei comuni. Nella fase di annullamento di autotutela i comuni dovrebbero avviare un procedimento in contraddittorio tra le parti. Se Tizio ha demolito l'immobile e ha iniziato la costruzione, è evidente che quel titolo non potrà essere trattato alla stessa stregua di un intervento che non è ancora iniziato. Se è stata autorizzata una demolizione, se questa è stata effettuata e si è iniziato già a una ricostruzione, questa può terminare? Questa potrebbe terminare all'esito di un'istruttoria che ogni singolo ufficio tecnico deve fare. E se l'autorizzazione ha determinato l'abbattimento di un immobile e l'opera di ristrutturazione o di riedificazione non è partita, questa è bloccata? No, secondo me anche questa va valutata, perché la demolizione dell'immobile ha in sé un valore intrinseco, titoli in cui non sono ancora stati avviati i lavori. In quel caso il procedimento è un po' più semplice, perché l'amministrazione procedente può avviare l'annullamento in autotutela del titolo, ma sarà facilmente dimostrabile che non vi è alcun danno per il terzo. Poi altre fattispecie che si ritrovano nei comuni pugliesi sono quelle in cui i comuni e le giunte fanno delle delibere con cui autorizzano o la monetizzazione o la realizzazione di opere di urbanizzazione. In quel caso la delibera di giunta può rappresentare un fatto giuridicamente rilevante dal punto di vista della valutazione positiva del procedimento.